l'ombra del partito, si diceva una volta, l'eroe della giornata col pallone, perché chi segna la tripletta porta il pallone a casa. Sì, sì, è una grande soddisfazione oggi, grazie ai miei compagni sono riuscito a fare una tripletta, è la mia prima tripletta nella mia carriera e sono contento soprattutto per la vittoria e per i tre punti. Non solo la tripletta, sei tornato titolare, hai dato in là questa vittoria, l'hai consolidata, l'hai costruita, oggi è una giornata da incorniciare. Sì, sì, ripeto, soprattutto per la vittoria che ci dà morale, ci dà una grande voglia ancora di più di fare bene e dimostrare il nostro valore, che fino ad oggi ci era mancata solo quella, la vittoria, perché abbiamo dimostrato anche in altre partite che meritavamo di vincere, solo che non ci siamo riusciti. Le immagini televisive hanno chiarito quello che è successo nell'area di rigore, no? Tra te e Rinaudo, ce lo vuoi ricordare però? Sì, io ho fatto un movimento in aria e Rinaldo mi ha tirato un pugno, non era successo nulla poco prima e non so perché mi abbia tirato questo cazzotto. Non ti ha preso, ti ha preso solo con l'avambraccio, altrimenti ti avrebbe fatto molto male. No, sì, sì, con l'avambraccio, però è comunque da sanzionare con il rosso e il calcio di rigore. Cosa cambia adesso con questa vittoria per il Pescara, per il vostro campionato e soprattutto per te, perché dopo tre gol, insomma, il posto da titolare te lo sei riguadagnato? No, per noi sicuramente ci dà morale, come ho detto prima, ci dà ancora più fiducia perché ci mancava e soprattutto oggi non abbiamo subito gol che era importante per noi. Per me io sono tranquillo perché so che comunque se non gioco io gioca un altro mio compagno che comunque è bravo e farà la differenza. La prima tripletta vale una dedica particolare? Sì, a tutte le persone che mi sono state vicino fino ad oggi e ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto nonostante fossimo ultimi in classifica. La nostra curva ci ha sempre sostenuto, anche a Catania ci hanno incitato ed erano con noi, quindi è per loro.